Nell'occasione avevamo anche preparato un servizio di sintesi di alcuni aspetti del decreto sicurezza. All'epoca era stato approvato solamente al Senato, ma essendo stata posta la fiducia, Sostanzialmente, esatto. sostanzialmente nulla è cambiato. E allora vi proponiamo una sintesi di alcuni degli aspetti del decreto sicurezza, quelli relativi alla immigrazione. Esatto, e poi vi diamo anche qualche commento, perché poi chiaramente ieri anche dai rappresentanti politici del nostro territorio sono arrivate alcune valutazioni, per cui ve le diamo al rientro del servizio. Il decreto legge 1 ottobre 2018 numero 113, il cosiddetto decreto sicurezza, sul quale il governo ha posto la fiducia, cambia radicalmente il sistema d'accoglienza in Italia. Ad esempio, si riduce da 35 a 20 euro la spesa al giorno per migrante. A tutti sarà garantito vitto, alloggio, kit igienico-sanitario, il pocket money e una scheda telefonica di 5 euro. I servizi saranno poi differenziati a seconda del tipo di struttura di accoglienza. Niente servizio mensa, lavanderia o servizi amministrativi a chi si trova in piccole strutture, come gli appartamenti dove i migranti cucineranno da soli. Solo ai rifugiati saranno garantite lezioni di italiano e corsi di formazione professionale. Al sistema di protezione per richiedenti asilo gestito con i comuni, lo SPRAR, avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati. Per gli altri ci sarà spazio nei centri di accoglienza straordinaria, i CAS. Viene cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 2 anni. Al suo posto vengono introdotti i permessi per protezione sociale, durata 1 anno, per calamità naturale 6 mesi, per gravi condizioni di salute 1 anno e per atti di particolare valore civile per casi speciali come vittime di sfruttamento o violenza. Previste anche misure collaterali per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l'istituzione, a partire dal 1 gennaio 2019, di 10 nuove commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti. Il decreto prolunga poi a 180 giorni la durata massima del trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio, per consentire così l'accertamento accurato di identità e nazionalità. Vengono poi inseriti nuovi paletti per la revoca della protezione internazionale in caso di condanna definitiva. Le new entry sono violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Si prevede anche che i richiedenti asilo non possano più ottenere l'iscrizione nelle liste anagrafiche dei residenti del comune in cui sono ospitati e che non possano più iscriversi al servizio sanitario nazionale, usufruendo al massimo di cure urgenti o essenziali ospedaliere o ambulatoriali. Questo per fare un po' il punto, sentiamo anche la sigla di chiusura, esatto, diciamo questo per fare un po' il punto a livello tecnico su quelli che sono gli elementi principali del decreto sicurezza, insomma, quelli credo riguardanti che sia, il tema immigrazione, certo, perché poi ci sono anche altri aspetti. Allora, diciamo che questo è un po' anche quello che fa più discutere. Ieri è intervenuta su questo tema il vice sindaco del comune di Rimini, Gloria Lisi, per fare un po' il punto su quello che invece nel comune di Rimini si è cercato di fare negli ultimi anni proprio in tema di integrazione, perché c'è sì il tema dell'accoglienza che è il primario, salvare la vita a qualcuno che insomma rischia di perderla. Poi però c'è il grande tema dell'integrazione a cui chiaramente l'Italia insieme probabilmente a un sistema Europa è chiamato. Le diamo il buongiorno al vice sindaco. Buongiorno Gloria, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, questo nel servizio chiaramente in modo molto asettico si spiegavano i cambiamenti. Sì. Ecco, lei però ha fatto una valutazione anche politica, nel senso anche guardando il nostro territorio, che cosa questo decreto sicurezza ora può comportare o comporterà proprio nell'accoglienza e dei migranti. Ci racconti? Ma guardi, questa situazione porterà a problematiche di ordine pubblico e problematiche che riguarderanno anche la vita di tutti noi, anche chi fino a questo momento ha potuto dire vabbè, un problema dei migranti, io sono italiano, riminese, non mi interessa. Ecco, questo non sarà più possibile, perché poi le persone, non è che cancellando la protezione umanitaria cancelli le persone. Le persone sono sul territorio, rimarranno sul territorio senza avere il titolo per rimanere, e quindi facile preda sia dello sfruttamento lavorativo sia di sfruttamenti di altri tipi. Perché non avranno minimamente la possibilità di avere un lavoro, di avere una casa, di essere dei regolari, di essere a posto con la legge, di poter pagare un domani le tasse, perché quando si integrano e lavorano vuol dire che pagheranno anche le tasse e i contributi nel nostro paese. Questo non sarà più possibile, saranno per strada. E questo porterà un clima di insicurezza, a una mancanza di legalità,
a un aumento del degrado, a un aumento della marginalità, di problematiche sociali, perché comunque queste persone, ripeto, non è che si portano, tu cancelli un titolo, motivi umanitari, ma poi le persone rimangono, e quindi cosa facciamo con queste persone, come faremo con loro, non lo so, aumenteranno, non possiamo di sicuro aumentare il numero dei centri di prima accoglienza, questa potrebbe essere una soluzione, e poi quali possibilità avranno di lavorare, di integrarsi nella nostra società, nella nostra realtà? Rimarranno invisibili per la legge, ma visibili in carne e ossa sotto i ponti delle città. In particolare lei, Gloria, ha fatto anche un riferimento al sistema di protezione dello SPRAR, che diciamo rispetto alla prima accoglienza, dove appunto arrivano tante persone, anche la difficoltà di creare singolarmente un percorso di integrazione, invece nello SPRAR piccoli numeri e risultati in questi anni. E tra l'altro una gestione più diretta da parte del comune, anche tra virgolette si diceva più controllabile da parte dei cittadini. Secondo lei scomparirà? Cioè come si farà? Problema, perché poi adesso allora, è capire anche come fare. Lo SPRAR vi faccio un esempio, per ogni richiedente asilo che è titolare SPRAR c'è una commissione multidisciplinare dove c'è l'assistente sociale, il sistema sanitario, il responsabile amministrativo del comune, il responsabile della mediazione, l'insegnante d'italiano, il responsabile del tirocinio, e a volte poi si arriva ad avere anche un rapporto con i datori di lavoro, perché vi ricordo che tutti i nostri beneficiari di SPRAR quest'estate hanno tutti lavorato. Allora, nel momento in cui scadrà per loro ad esempio questo titolo di soggiorno per motivi umanitari, non c'è neanche la possibilità di riconvertirlo in permesso per lavoro. Quindi neanche dando questa possibilità, queste persone che adesso sono regolari, che si sono integrate, per il quale il sistema sociale ha speso delle risorse, perché ripeto, ho pensato semplicemente a una riunione come questa, quante risorse umane sono coinvolte. Ed ognuno fa un progetto personalizzato, individualizzato su quella persona, che poi effettivamente ha l'aspetto positivo di poter essere veramente integrato nella nostra realtà, nel nostro territorio, andando a ricoprire posti, tra l'altro, che molti cittadini italiani non vogliono neanche più fare. Quindi tutto il tema rubano il lavoro agli italiani, ma ci sono tanti disoccupati, è vero, ci sono da un lato molti disoccupati, dall'altro lato, se pensiamo a quest'estate, diversi articoli sulla stampa, non c'erano personale qualificato nelle strutture alberghiere, nelle strutture ricettive. Ecco, questi ragazzi non è che si improvvisano elettricisti, imbianchini, muratori, camerieri, eccetera, eccetera, o cuochi, ma fanno dei corsi. Per questo lo SPRAR permette di avere un inserimento e un'integrazione vera, nel senso che ci sono tante persone che si occupano di questo, tanti professionisti. Questo sparirà, perché addirittura nel decreto in sicurezza sparisce il termine SPRAR. Sono 20 anni di esperienza andati in fumo, 20 anni di esperienza che invece rendeva tutto molto regolare, tutto molto controllato, perché noi di queste persone sappiamo a che ora si alzano, quante ore di italiano fanno, se hanno superato i test di italiano. Quindi in realtà queste persone erano veramente un esempio di un modello che poteva essere... Quindi lei dice viene smantellato questo sistema che comunque funziona. È chiaro che c'era anche tutto l'altro, perché poi questo è sotto gli occhi di tutti, la difficoltà veramente di integrare grandi numeri, quindi difficoltà anche di ordine pubblico, di sicurezza nelle nostre città, spesso insomma notizie di cronaca che riguardano anche persone che erano in questo percorso e che poi così si sono smarrite, possiamo dire in questo modo, e che chiaramente in qualche modo però probabilmente non era il problema dello SPRAR. No, assolutamente no, il sistema SPRAR ha sempre funzionato bene ed è continua ad essere un modello. Anche alcuni paesi del nord Europa guardavano allo SPRAR come un modello di reale integrazione, nonostante i numeri dei richiedenti asilo in gran parte d'Europa siano molto superiori ai nostri. Per quanto si possa continuare a dire l'invasione e a dare dei numeri, diciamo a volte, che sono soltanto di propaganda elettorale, se poi andiamo a vedere veramente i numeri stimati in base agli abitanti e alla popolazione di ogni governo europeo, vediamo che l'Italia non è di sicuro al primo posto nell'accoglimento dei richiedenti asilo. Quindi questo diciamo che non si, parte... secondo lei non si risolverà il problema, solo che nella speranza, che ne so, immagino, insomma, queste persone, se qualcuno dicesse, vabbè, queste persone non gli diamo la possibilità di integrarsi, non gli diamo la possibilità
di diventare regolari, di inserirsi nel nostro paese, perché le rimandiamo a casa. Allora, uno dice, vabbè, è una tua idea di politiche migratorie, e investiamo sui rimpatri. Questo non è vero, perché in realtà il governo ha tolto persino i soldi ai rimpatri assistiti, cosa che noi invece abbiamo sempre sfruttato. Nel momento in cui alcune persone non riuscivano ad inserirsi nel nostro contesto e hanno deciso di rivedere il proprio percorso migratorio e di ritornare nel proprio paese d'origine. Questo non sarà possibile, ripeto, perché queste persone diventeranno invisibili dal punto di vista legale, quindi, ripeto, saranno i primi a essere preda anche di azioni, perché comunque quello che rimane è che la loro presenza sarà invece concreta, ma pensiamo ai centri, no, a tutte quelle situazioni di marginalità che si creano i grandi centri, come fai a integrarli? Quello è soltanto un'accoglienza nei grandi numeri, che poi in realtà non permette di conoscere singolarmente le persone con le loro potenzialità, con le loro capacità e la loro reale capacità di inserirsi nel nostro contesto lavorativo e sociale. Quindi diciamo che le persone che attualmente sono all'interno del progetto SPRAR saranno le ultime a beneficiare di questa forma di accoglienza. Guardate, io questa non riesco neanche ancora ad accettarlo, quindi io spero che succeda veramente qualcosa che faccia, pur avendo avuto la fiducia, pur essendo passato. Io spero che in un contesto di totale irregolarità, insicurezza, magari qualcuno dirà che questa norma non è giusta e magari si potrà cambiarla e ripristinare lo SPRAR come sempre andato. Certo è che in questo momento pensare che i nostri beneficiari, i nostri attuali 38 SPRAR siano gli ultimi a poter beneficiare di un sistema che funziona così bene, porta gli operatori, chi ci ha lavorato per anni, porta di sicuro una grande amarezza, una grande delusione e una grandissima preoccupazione, perché poi io mi chiedo, nel momento in cui le persone in strada aumenteranno, a chi chiederanno i cittadini conto, a chi chiederanno più sicurezza, al ministro dell'interno che sta a Roma o al sindaco del proprio comune, chiedendo magari di poter essere, di avere più telecamere, di avere più vigilanza, di avere più vigili che sono sul territorio, e magari domani passerà anche questa famosa anche legge, no, di poter armare di più i cittadini, e quindi ognuno penserà di farsi giustizia da sé, così si sentirà più sicuro girando per strada magari con un'arma nella borsetta la sera. Queste sono valutazioni, insomma, anche di ieri c'è una notizia molto fresca, per cui insomma ci sarà forse anche una elaborazione. Io mi chiedo anche come le amministrazioni locali poi in qualche modo recepiranno questo decreto. Chiaramente i soldi non arriveranno, quindi anche l'accoglienza, insomma, sarebbe interessante, insomma, aprire questo dialogo, non renderlo solo un dibattito ideologico, no? Perché poi si fa sempre, beh, allora ci sono quelli che pensano una cosa, quelli che pensano un'altra, invece qui è una c'è l'amministratore. Quando lei si ritrova 200 persone in più in strada, c'è poca ideologia, cioè quelli sono persone concrete in carne ed ossa che si ritroviamo per strada a fare cosa, non lo so. Certo, infatti. E poi pensiamo al tema dei minori, perché il governo finanzia adesso per i minori, dà la possibilità dell'accoglienza, va bene, dà la possibilità dell'accoglienza, ma poi quando compiono 18 anni voi considerate che la gran parte dei minorenni che adesso sono nei nostri progetti ha il compimento di 18 anni, ottengono un permesso, un titolo per motivi umanitari, quello che è successo fino adesso. Nel momento in cui questo titolo non verrà rilasciato, tutto il lavoro che è stato fatto per questi minorenni che sono stati inseriti a scuola, io penso ai ragazzi dell'OIAL, fra poco ci sarà, no, il pranzo nei nostri istituti alberghieri, in tanti istituti dove questi ragazzi davvero si impegnano e diventano anche il fiore all'occhiello di quelle scuole, no? Cosa sarà tutto di loro? Questo percorso, certo. Cosa sarà di loro nel momento in cui, certo, c'è anche tutto il tema, secondo me, a 18 anni, poi a 18 anni questi sono per strada. Un altro aspetto che mi ha colpito anche ascoltando il servizio di prima, che metteva un po' uno via l'altro gli elementi, con l'esempio dell'assistenza sanitaria, perché non è che dobbiamo pensare che siano tutte persone giovani che non hanno problemi di salute, sono, ci sono invece in realtà tante fragilità. Torture e traumi con tantissime vulnerabilità, la prima fra tutte sicuramente sono i traumi di quello che hanno subito nella carcerazione in Libia, e pensate che questo porta delle conseguenze psichiatriche, neanche psicologiche, pesantissime. Quelli che erano gestiti con ad esempio lo SPRAR vulnerabili, che noi non abbiamo nel territorio ma ci sono in altri territori, per i quali lo Stato pagava tutta una serie
di servizi. Immaginate, noi non possiamo garantire, noi possiamo garantire solo l'accesso al pronto soccorso. Non è che una persona che ha queste problematiche, che è vulnerabile, può sostenerlo il comune, tantomeno perché il comune dovrebbe assistere soltanto i cittadini residenti. Quindi anche tutto il tema dei senza fissa dimora diventa un problema enorme per un'amministrazione comunale che si trova comunque suo malgrado a dover gestire situazioni con le quali non ha di sicuro né le risorse economiche né tantomeno le risorse umane per prestare dei servizi adeguati a queste persone che sono, ripeto, vulnerabili e per le quali fino ad ora lo Stato pagava una quota maggioritaria proprio per assisterla in modo adeguato. Questo sparirà, quindi persone fuori di testa che gireranno per strada. Torniamo al tema della percezione anche di insicurezza che tutti i cittadini sentiranno aumentare.